Innanzitutto un grande bagno di democrazia, io non speravo tanto che in 9 giorni 21.000 nostri elettori e per di più il giorno di Domenica delle Palme andassero a votare e quindi credo che queste primarie abbiano rappresentato davvero il primo tempo di una campagna elettorale che sarà difficile ma la affronteremo con la dovuta energia. Poi sento il dovere di ringraziare tutti quelli che hanno scelto me come candidata a Presidente della Provincia, ma di ringraziare contemporaneamente anche chi ha ritenuto di fare un'altra scelta e di rivolgere a loro una esortazione che penso che è già nei loro cuori. Il partito e la coalizione appartengono a tutti e quindi tutti insieme dobbiamo affrontare questa primavera, perché l'Irpinia non può mai scrivere una pagina in cui va nella direzione di Berlusconi e del governo nazionale, che è una direzione, lo sappiamo tutti, contraria agli interessi, contraria agli ideali di una terra bella e che noi amiamo molto e che ha grandi opportunità e intelligenza. Al di là del dato numerico sicuramente entusiasmante, la soddisfazione di una larga partecipazione, nonostante il poco tempo a disposizione, tanta gente è venuta spontaneamente non essendo stata in grado di contattare tanta gente, ed è un segnale importante di apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione, quindi è un auspicio per lavorare bene da qui al 6 giugno, cercando di coinvolgere altre forze politiche su una linea programmatica. Sul piano personale la risposta a chi mette infamia sul conto del sindaco, perché la gente sa valutare le persone. Quindi un partito, possiamo dire, ricompattato, il PD? Ma io non ho visto mai un partito frazionato. Bisogna ringraziare tutti e 6 i candidati che sono stati protagonisti di una tornata di campagna elettorale per le primarie, che è stata una novità per la città. Quando io ne parlavo tanti dicevano che ero stato quasi un pazzo a mettermi in discussione. Invece bisogna dare alla cittadinanza la possibilità di esprimere il proprio giudizio. Il giudizio è positivo.